La fredda, fredda terra! Parole sante! Vi date da fare? Ma come? E ora? Ci siamo accampati a nord. Ci vediamo lì. Signori miei, mettiamoci in moto. Prima faceva freddo, ora è fin troppo caldo. È umido anche. È una dannata palude. Per non parlare delle zanzare. Clima caldo e insetti saranno l'ultima delle preoccupazioni. Parli del bulldog? Ma andiamo. Saremo lì dentro nel giro di un attimo e usciremo subito. Dove è andato a finire il giovane lì? È ritornato a servire sotto Edward Braddock. Immagino che il bulldog non sia stato felice della nostra azione. Lì gli parlerà della mia incompetenza e implorerà perdono. È bravo con le parole, specie se si tratta di adulare. Scommetto che lo accoglieranno a braccia aperte. E noi avremo un uomo all'interno. Esattamente. Se non avete sottovalutato il nemico. Ti sei data da fare, vedo. Tutti questi uomini sono di diverse tribù, unite dal desiderio di cacciare via Braddock. Gli Abenaki, i Lenape, gli Shoni. E tu? Per chi combatti? Per me stessa. Cosa vuoi che faccia? Aiuteremo gli altri a prepararsi. Seguimi. Arrivano. Tutto bene, signore? Assaporo il momento. Di certo molti si chiedono perché ci spingiamo tanto a ovest. Sono lande selvagge e anche ribelli e incivili. Ma non lo resteranno a lungo. A breve i possedimenti non basteranno più. E quel giorno è sempre più vicino. Dobbiamo garantire al nostro popolo spazio per crescere e prosperare. Questo significa che ci occorre terra! I francesi lo capiscono e cercano di arginare la conquista. Circondano il nostro territorio, erigono forti e stringono alleanze. In attesa del giorno in cui ci strangoleranno col loro bel cappio. Questo non deve accadere. Dobbiamo segare la corda e cacciarli via. Ecco perché lottiamo. Per metterli di fronte a una scelta. Devono fuggire o morire. È il momento di colpire. Ferma. Attaccare la spedizione non basta. Dobbiamo uccidere Braddock o ci proverà ancora. Mi travestirò da uno dei suoi e mi porterò accanto a lui. Il vostro agguato mi darà l'occasione di avvicinarmi e di ucciderlo. Aspettiamo il segnale. Là, davanti a noi. Uccideteli!
indiani a vivere nei boschi. È tutto fango. Cacciati i francesi, per noi ci saranno più opportunità a nord. Edward, com'è trovarsi dall'altra parte della pistola? Attenti! Signore! Dove sei finito, Edward? Ti credevo un codardo, Edward. Fatti sotto! Quale arroganza! Ho sempre saputo che non ce l'avresti mai fatta. Per te è finita. Non farlo. Presto, prima che scappi! Detto vai! Non lo merito! Sei un ipocrita, Ethan! Scusa, Edward! Ma te la sei cercata! Perché, Ethan? La tua morte mi è utile, niente di personale. Beh, forse anche un po' personale. Sei sempre stato un problema, in fondo. Ma noi combattevamo insieme. Un tempo, forse. Ma non più. O hai scordato ciò che hai fatto? Tutti quegli innocenti massacrati, e per cosa? Non si arriva alla pace facendo ricorso alla violenza. Sbagli. Se solo avessimo usato la spada più spesso quando serviva, il mondo sarebbe un posto assai migliore. Quest'oggi. In questo caso. Concordo. Addio, Edward. Tenuto fede a quanto promesso. Conto che farai lo stesso anche tu. Seguimi.
No. No! Mi sembri deluso. Avevo in mano una chiave e credevo aprisse qualcosa. C'è solo questa stanza. Mi aspettavo di più. Cosa significano? Narra la storia di Yotsi-Zizon, che scese nel mondo per dargli forma, perché ospitasse la vita. Affrontò un duro viaggio, fra difficoltà e pericoli. Ma credeva nei suoi figli e nelle loro capacità. Anche se da tempo ha lasciato questa terra, i suoi occhi vegliano su di noi. Le sue orecchie ci ascoltano, le sue mani ci guidano. E il suo amore ci dà la forza. Sei stata molto gentile con me, zio. Grazie. Io dovrei andare a...